un tentativo di imporci un modello di sfruttamento, un modello di società in cui noi progressivamente perderemo non solo la parola, ma anche la nostra dignità. Allora è importante che si ricostruiscano dei momenti unitari in cui le associazioni, i lavoratori, gli studenti, i migranti trovino la possibilità di costruire insieme un'idea diversa di stare insieme, che vuol dire un'idea diversa di società, che vuol dire un'idea diversa di democrazia, perché la democrazia è il fatto che quello che decidiamo insieme poi pesa. E voi credete che la finanza, la capacità di speculare sulle nostre vite che ci ha portato a questo punto sia gestibile con le forme della democrazia? Certamente no. Pensate a quello che è stato detto anche prima, i 27 milioni di italiani che hanno voluto testimoniare con il voto ai referendum, il fatto che non è più accettabile che anche sulle cose di tutti, l'aria, l'acqua, non si possa mettere voce e si faccia solo profitto. Non è accettabile che si riproduca il modello che ci ha portato a questo disastro. Vi ricordate, ci raccontavano la favola che lo scontro nella società non serviva perché il capitale, perché il progresso ci avrebbe portato la felicità su questa terra. Nessuno di noi rischia di essere felice su questa terra, nessuno di noi rischia di essere realizzato nel proprio lavoro, e non è solo giustamente il drammatico lavoro della fonderia, è la mancanza di lavoro, è la mancanza di servizi, e tutto questo diventa un problema da affrontare e da aggredire insieme. È per questo, ripeto, che anche le associazioni Razzismo Stop, Basta, sono in piazza insieme oggi per proseguire in questo sforzo di ricerca unitaria di una strada alternativa, perché non è vero che non ci sia possibilità alternativa. Anche dal punto di vista del lavoro, del che cosa fare, del che cosa produrre, perché ci sia un futuro per noi e per i nostri figli. Faccio un ultimo riferimento che è alla situazione che stiamo vivendo nel nostro paese, in particolare anche nella nostra città, e riguarda centinaia di giovani, spesso ex lavoratori, che sono stati con la guerra della Libia trapiantati e portati nel nostro paese. Adesso vivono in condizioni più o meno precarie nel nostro paese. Non hanno probabilmente, soggettivamente, individualmente, il diritto ad essere considerati rifugiati. Chiediamo per questo, ed è per questo che c'è anche questa mobilitazione di raccolta firme su una petizione, che vengano accolti, perché non vadano ad incrementare la clandestinità, il lavoro nero o peggio la criminalità, che vengano accolti con una forma di permesso temporaneo. Infine invito tutti, venerdì alle 18, venerdì prossimo, in via Gradenigo, alla sede di Razzismo Stop nel cuore del Portello, perché costruito da noi, dal basso, con lo sforzo di noi, dei somali che sono lì, apriremo il riorganizzato asilo per i rifugiati. Grazie a tutti e avanti sempre.